Bentrovati con l'informazione flash di Futura. La Guardia di Finanza di Caltanissetta, su disposizione della Procura di Enna, ha confiscato beni per 5 milioni e mezzo di euro a Gabriele Giacomo Stanzù, ritenuto dagli investigatori in contatto con il clan gelese degli Emanuello. I sigilli sono stati posti su un'azienda agricola nell'ennese, 55 immobili e 3 autoveicoli. Le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso al largo di Lampedusa un peschereccio con a bordo 573 migranti, tra cui 4 donne e 2 minori. Il gruppo partito dalla Libia dopo lo sbarco a Molo Favaloro è in corso di trasferimento all'hotspot di Contrada in Briacola, che da venerdì sera era completamente vuoto. L'ultimo sbarco sulla maggiore delle isole Pelagie era dello scorso 22 novembre. Calci, schiaffi e pugni in faccia e al collo della compagna, un altro di quei copioni che raccontano storie che purtroppo sono diventate all'ordine del giorno. È accaduto a Paternò, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dai carabinieri della stazione locale. Una decisione presa dalla Procura distrettuale della Repubblica, che ha intensificato le misure restrittive dell'uomo, che fino a quel momento era sottoposto al divieto di avvicinamento. Questa decisione segue un'escalation di violenze e abusi perpetrati nei confronti della sua convivente, una donna di 33 anni. Un catanese di 35 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'uomo, a causa di precedenti episodi di violenza nei confronti della donna, era già destinatario dell'ammonimento del questore, della misura cautelare e dell'allontanamento dall'abitazione. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stata la donna, che ha contattato il numero dedicato alle vittime di violenze domestiche o di atti persecutori, denunciando la presenza dell'uomo sotto il portone di casa sua nel quartiere Librino, intento a citofonare con insistenza. Giornata in chiaroscuro per le siciliane di Serie C. Il Messina nell'anticipo di sabato perde ancora in casa, questa volta contro la Juve Stabia, capolista. Momento nero per i giallorossi, fermi da tanto tempo a quota 11 punti in classifica, da capire se il presidente Sciotto verrà ancora a dare fiducia a Modica o se invece deciderà di cambiare. Cambio di allenatore che invece ha fatto bene al Catania, che a Giugliano conquista la seconda vittoria consecutiva e comincia a rialzare la testa in classifica. Decisivo il gol di Di Carmine nella ripresa. Questa era l'ultima notizia di Futura Informazione Flash, grazie per averci seguito.